Buona prima ragazzi, qui da Sizzoli siamo tornati con questo nostro video. E ragazzi, oggi le cose si iniziano a fare interessanti, perché partiamo con la fase eliminazione diretta del Fatal. Iniziamo dai quarti di finale e affronterò il buon Sodin. Bella, bella, bella. Allora, nell'ultimo episodio vi avevo chiesto ovviamente le solite due coppie. Avete votato per la coppia Sergi Roberto Toz e Griezmann SBC, che vale come sapete 100k. Per quanto riguarda il sostituto siete stati molto simpatici, perché avete votato De Sciglio su Instagram, quindi vi ringrazio, sicuramente lo utilizzerò. Allora ragazzi, vi spiego al volo come funziona. In questo momento in contemporanea è uscita l'altra partita sul canale di Sodin. Si gioca al meglio delle tre, quindi il primo che ne vince due passa il turno e va ad affrontare ovviamente l'avversario delle semifinali, che ancora non sappiamo chi sarà. Vi invito ovviamente ad andare a vedere dopo questa l'altra partita, che è appunto uscita sul canale di Sodin in contemporanea. E dico solo che è spettacolare la partita. Aspetta, no, è stata una bellissima partita. E se ci sarà appunto un vincitore di entrambe le partite, si chiuderà qui, altrimenti uscirà la terza partita. La terza partita su prossimamente su entrambi i canali. Sì, ecco. Vi ricordo ovviamente di guardare tutti i canali di tutti i partecipanti per seguire le fasi eliminazione diretta di tutti, perché adesso ragazzi si inizia veramente a sclerare. Lasciate un mi piace e andiamo con la partita. Allora ragazzi, vediamo la squadra di Sodin. Io comunque, come avete visto, ho tante riserve forti. Eccola, quindi qua, di nuovo sta squadraccia brutta. Abbiamo contro una squadra devastante, raga. Piena zeppa di icone. Io icone non ce n'ho, perché ho fatto veramente pochi crediti in generale. Cioè avrei potuto farne molti di più. Mi è mancato l'episodio Big. Tu hai Ter Stegen. Che è una branda. Sì, però comunque Ter Stegen, Toz. Io c'ho Lukaku avanti, quindi diciamo così. L'unica pecca è Lukaku, però pure lui poi c'hai sostituti da mettere al 45esimo, quindi occhio. Te c'hai Gullit, tra l'altro. Purtroppo è Gullit 86, non sono riuscito a prendermi quello un po' più power. Concentrati, ragazzi, concentrati. Ok. Andiamo. Ce la possiamo portare a casa, Fabio. Mamma mia. Bisogna vedere un po' come. Perché ogni partita qua su sto gioco è relativa. Ma infatti sì, una partita i portieri possono essere Mandraghi, un'altra partita possono essere Karius. Sì, se posso. Bravissimo, quello stavo per dire. Eccola là, subito la pecorata. Vai Griezmann. Mamma mia Maldini. Madonna Maldini, ma che cazzo è Maldini? Mamma mia Maldini. Porca vacca. Il problema è l'attacco che un po' mi scricchiola. Dai, ma come ho fatto a non chiudere sto pallone? Essere un po' meglio, perché sono stupido. C'è un cazzo no, da vabbè, io ho dei problemi, io faccio uso di qualche sostituto. Io no, ancora dopo un anno di sto gioco ancora devo imparare che devo spazzare la palla quando sto in quelle situazioni. No, ma anch'io cioè non so quanti gol ci ho preso io sotto così. Quel punto di vista lì. Vai, ripartiamo con calma. Testiamo la nostra ragnatela di passaggi. Stile Barça. Madonna, Gareth Bale. Ah no, oh. Neymar! Mamma mia! Mamma che paura! Il perone. No, io penso che qui disinstallo FIFA. Che bucio di culo! Io disinstallo FIFA dopo questo. Che bucio di culo! No. Oddio. Io disinstallo FIFA. Oddio, non ci credo. Che cos'è sta? Ma no, dai. No, te lo giuro, questa cosa non l'ho mai vista. Ho avuto troppo culo stavolta sul serio. Vabbè, io non ho parole, raga. Perché lì ci ha messo il piede quando io non gli ho detto di fare l'intervento? No, sono cazzacci miei. Cioè io l'avevo fatta low driven questa, comunque volevo precisare. E vabbè, Ramos, mica Bruscolini, è illegale là dietro. Ma porco il clero, porco Matic! Oddio, mamma mia, che rischio. Porca troia. Vabbè. Non ho fatto un tiro in porta. Che primo tempo tristino. Di merda. Tristino. Vediamola così. Beh dai, spoiler alert, anche nella mia partita è successo di tutto. Sì, al è successo tempo, di tutto. I miei giocatori sono drogati, ora mi sto ricordando perché non gioco più a FIFA. No, ti capisco, FIFA ogni per tanto ti regala delle perle che ti fa ricordare perché si disprezza così tanto sto gioco. Ref! Fallo! Contro Gullit. Sì, vabbè. Oh, no, così. No, così. No, ma dai, te l'ho anche letta. Ma porca troia, Lada! Ma ce la facciamo a tirare in porta? Un muro di cemento armato t'ho messo là davanti. Guarda che l'ha tenuto! Non ci credo! Ma io non... È sparita la mia squadra! Non c'ho più la gente, pare. Pare che non c'ho più nessuno. Vaffanculo.
non c'ho, la squadra mi è sparita. Non sono rientrati dal secondo tempo. Cioè, non l'hanno presa una volta da che è iniziato il primo tempo. Ma no, che attenzione, io penso ho detto tre parole in 15 minuti che stiamo io a cavere. Io sto schiumando come una lumaca sotto il sole. Però qua veramente stavo a fare un assedio, porco due. Sì, ma ho capito, ma non c'ho la squadra. Cambiato, guarda che cambiando modulo cambia tanto, eh. C'è il lag switch, Justice, c'è il lag switch, raga, dissatelo. Ma che lag switch? Che c'ho una connessione di merda, porco due. Vabbè. Oddio! Ramos, perché sei nella vita reale? Ma che cazzo l'ha messo? Raga, queste cose, queste cose. No, vabbè, io sono un coglione. Fagli fallo, che cazzo te ne frega? Come on, Momo. No, sala maledetta. Sala, no. E che cazzo però, sempre così. Sempre questi cazzo di driven di merda che Lo so, sono una merda, ma io ne sono fiero. Entrano da tutte le parti, ma dici, ma non è colpa mia, destro, mi è ma copri il destro a Griezmann così e poi lui te la piazza dall'altra parte. Guarda, ma guarda che è colpa degli Sports in the Game, eh. Guarda dove cazzo è andato. Perché De Gea? Da fermo. È rimasto fermo. Da fermo Griezmann. Va bene. Io mo leverei pure Griezmann, però ha segnato, diamogli fiducia a sto ragazzo, dai. Fuori Lukaku, dentro Mbappé, raga, ho già perso, io lo dico. È il momentum. So, primo tempo decente, comunque cioè, c'era la mia squadra, ora... Certo, ma era equilibrata. Non ho capito. Ma il momentum, guarda, quello che loro definiscono come momentum, in realtà è questo, è il morale dei giocatori. Ma il problema è proprio ti sparisce completamente un team, tu dici vaffanculo e basta. Lo so. Pensa che te succede in Weekend League sta cosa. No. Bello. Mamma, sei impazzo. Lo so, è per il brivido. Però lo vedi che i tuoi mi bloccano, i miei sulla corsa. Eccolo! No, dai, ma non ha fatto il drift! Ma porca troia, ladra! Dai, perché non mi ha fatto il driven? Stai calmo! Ma ha fatto il driven, non mi ha fatto il driven e low driven, porca troia. Lo so. No, Vedi però, non ho... dove cazzo è la mia squadra? Guarda che non mi ha cambiato uomo! Non ci credo! Porca troia, devo fare delle cose. No, che vabbè, Che gol. Queste sono le polline. Che gol. Dai, che palle. Che gol. Madonna. Così. Che gol ho fatto. Oh mio Dio. Maledettissimo De Gea. Ma maledettissimo cosa? Ma hai visto? Te l'ha messa. Regà, io penso che sto gol merita un like perché... ma sì. Guarda che i top player servono a questo. Io perché ho messo i giocatori SBC facendo il magheggio che valevano solo 100k? Perché i top player te risolvono in queste situazioni. Tanto mo kick off. No! Gesù mi ama. Però sono anche sfigato, però sono pure sfigato. Cioè, se ti facevo anche gol adesso, no? Dici neanche. Cioè, la riaprivo, ma non è che dici vai in vantaggio, succedono robe. Cioè, semplicemente andavo sotto di uno. Mi sa che Oh, ref! Nengolan! Cioè, signor arbitro! Vabbè, questo è frustrazione. Utilizzi il cartellino, lo utilizzi. Frustrazione, proprio. Vabbè, mo ne prendo anche un altro, tanto che non lo so che va così. Vabbè, mamma se mia. Ti entrava anche questa, no, veramente, cioè. Ah, calcio d'angolo. Sì, ma dai, cioè. Aspettalo. No, vabbè. Jordi Alba! No, vabbè, Jordi Alba! No, vabbè, ragazzi. No. Eccolo, Jordi Alba. Ecco, Jordi Alba. Ok, sto zitto. Ed è finita. No, è finita. No, cazzo, 3-1 è eccessivo. È eccessivo. Sì, eccessivo. Non so come ho fatto a ribaltarla più che altro. È eccessivo. Comunque, ragazzi, adesso passate sul canale di Sony perché c'è l'altra partita. E scoprite, ragazzi, e scoprite chi ha vinto. Quindi, scoprirete chi è passato in semi. Se io dovessi aver vinto anche la partita sul canale di Zodin, sono passato io. Altrimenti, nei prossimi giorni vedrete la terza. Quindi, altrimenti, canale in descrizione. Si fa una terza. Comunque, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Tutte e due sono state bellissime partite. Quindi, complimenti. Sì, complimenti. Sì, no, belle, sì, quello sì. Mannaggia, oggi che è successo. oggi è un po' gioco un po' ubriaco. Un po' ubriaco. Poi, nell'amichevoli è difficile che capitano queste cose. Perché di solito, Weekend League dici, vabbè, però, amichevoli. Però, ragazzi, scoprite com'è finita. Sono abbastanza tranquille. Scoprite com'è finita. Io vi ringrazio per aver visto il video. Ci becchiamo alla prossima. Ciao, bella.